Salve nipotini, bentornati sul canale di Zio Ivan. Affrontiamo la seconda ed ultima parte di questo ottavo mondo a New Super Mario Bros. Wii. Io sto registrando immediatamente dopo aver registrato l'episodio precedente. Sono sempre baciato dalla luce, anche se sta peggiorando e probabilmente pioverà. Quindi condizioni ideali per affrontare la parte finale di questo gioco, ma facciamoci coraggio e facciamoci forza. Noi potremmo proseguire, tuttavia io voglio giocarmi prima il livello nascosto. E siamo anche stati colpiti dalle fiammette, ma devo anche alzare un po' il volume. Ok, adesso sento. Oh mamma mia! Vediamo un po', vorrei evitare di essere colpito, ma come... Ah, posso arrampicarmi lì su quei pilastri. Ecco, bravo Ivan! Aspettate un attimo, fatemi studiare i loro movimenti. Qui ce ne sono soltanto due, vero? Ok. Oh mamma quanto scendo in fretta. Che cosa ho fatto? Mi sono dimenticato di aggrapparmi. Calma, calma. Che ci siamo. Pronti? E vai. E otteniamo altri tre funghi, che fanno sempre comodo. Quindi torniamo giù. Andiamo su. Mi dispiace, Todd mi ha veramente stufato. E andiamo a fare questo livello. Let's go. Oh sì, ok. Questo livello è fatto tutto quanto su questa funivia. Molto stile Donkey Kong Country nei carrelli da miniera. E adoro questi livelli, mi sono sempre piaciuti. Anche se non sarà facilissimo. Oppla, bisogna avere dei riflessi molto pronti, riflessi da Jedi, per chi li conosce. Non mi deludete. Oppla. Oh mio Dio. Verrò colpito, ragazzi, verrò colpito e morirò qualche volta, lo so. Ok, abbiamo passato la prima parte. Seconda funivia. Cos'altro mi dai? Nulla. Con calma scenderà, cioè salirà piano, ma scenderà veloce. E da qualche parte qui c'è una moneta stella, che non è proprio semplicissima da recuperare. Io ci provo. Quando sarà? Non ancora. Eccola! Vai! Presa! Oh mamma! Oh mamma! Andata! Benissimo. Qui non c'è nulla. E allora proseguiamo. Checkpoint, siamo di nuovo all'aperto e altra funivia. Ma un cappello elica no, eh? Vabbè. Oh! Yeah! Vai, presa seconda moneta stella. Riuscirò a prenderle tutte? Sì! Vita extra. Grazie. Wow! Mamma mia! Ok, passata anche questa. Qui. Grande potenziamento, power up per noi, altro fiore del fuoco, ma tanto stiamo tranquilli. Ok, ultima grattatina prima che cominci tutto. Ecco la discesa verso l'ignoto. Ok. Oh, addirittura due treni. Prendo la terza moneta stella senza essere colpito, ma mi faccio colpire immediatamente dopo. Cerchiamo di fare attenzione qui, che siamo alla fine delle nostre fatiche, quasi. Opla! Fatto! Con tutte e tre le monete stella recuperate. Mario Time, sono accese le luci, sì. E quindi da qui noi potremmo anche prendere e andare direttamente ad affrontare l'ultima parte di questo mondo. Tuttavia, ovviamente, no. Quindi torniamo indietro. Ciao Todd, ti ignoro completamente. Se mi beccano, salto. Bravo Ivan. Ah, però è diverso questo, aspettate. Ok.
Non dovrebbe essere difficile. Tuttavia mi sono fatto colpire ugualmente. Bene. Perdo un fungo, ma ne ottengo 3, quindi ci si può stare. Ora ne usiamo subito uno immantinente. Bam 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 bam. Andiamo avanti ed eccoci qua. Usiamo un fungo. In pratica non ho quasi usato i bonus raccolti lungo il gioco. Beh, questa è buona come cosa. Va bene. Entriamo in questo nuovo livello. Ormai 99 vite fisse non è mai stato... Oh, porca. Qui è tutto buio. Allora aspettate, prendiamo il blocco e lasciamoci cadere. Non so dove andremo. Prendere le monete ormai è superfluo. Ah, vedi, questo blocco mi tiene a galla. Ok, ok. Aia, me lo sono dato sui reni, ma... Ehi, su. Non complichiamoci le cose. Livello acquatico, ragazzi. Occhi aperti. Perché oltre ad essere acquatico, è anche buio. E lì sopra c'è una moneta stella. Dunque, benissimo, un fiore del fuoco. Fortunatamente questi pesciotti ci illumineranno, quindi non staremo proprio al buio completo. Ma comunque bisogna fare attenzione a questi maledetti qui sopra che ci lanciano questi blocchi. Ma io li faccio tutti quanti al forno impanati. Ecco fatto, e ottengo la prima moneta stella. Benissimo. E la seconda non ricordo assolutamente dov'era. Aia, me lo sono dato in faccia. Aia, aia. Facciamo una bella cosa. Io intanto libero la strada qui e poi vado in esplorazione in avanscoperta. Siccome non ricordo se era qui sotto, un giretto me lo faccio. Ma credo di no. Oh, lì c'è un altro tubo, tra l'altro. Fatemi dare proprio un altro fiore del fuoco. Lì c'è un tubo. Vediamo un po'. Questo dove mi porta? Ok, recuperiamo soltanto un po' di monetine. E qui c'è il solito pesciolino arrabbiato con me per chissà cosa gli ho fatto. Qui si sale? Ok, no, era semplicemente una stanza subacquea per racimolare un po' di monetine extra. Ok, ok. Facciamoci un po' di... Oh mio Dio, sono tornati, giusto? Tutto a posto, tutto a posto. Va bene, penso che possiamo proseguire. Non mi sembra di aver lasciato monete stella indietro. Qui invece è pieno di meduse. Che sì, ci illumineranno, ma sono comunque nemici. Quindi... magari evitiamo di ucciderle tutte quante, perché comunque ci fanno luce. Oh, ecco la seconda moneta stella. E qui tocca stare un attimo in campana. Allora, vediamo. Prima di distruggere, di schiacciare questo blocco P... Ecco, mi sono già fatto colpire. Ma qui c'è una stella? Ok, ottimo. Approfittiamole, facciamo piazza pulita. Perché questi calamachi, questi blooper... Grande, altra stella. E allora, vendetta, tremenda vendetta. Ecco. A posto. Ok, aspettate un attimo che qui sotto si scende. Si scende, ma... otteniamo soltanto una vita. Va bene. Allora entriamo. Pam, pam, pam. Un altro power up mi farebbe comodo, ma sembra che lì ce ne sia appunto uno. No! E lì ci sono anche dei tubi che soffiano aria, quindi attenzione suprema. Beh sì. Molta, molta attenzione. Calma, calma. Vorrei evitare di essere colpito, ma qui le cose si fanno davvero toste. Ok, ok, calma. So che... terza moneta stella. Meno male che ho sparato una palla. Ci siamo. Una palla di fuoco.
Recuperate tutte e tre. Dovremmo aver finito. Sì. Qui sopra? Nulla. Uno, due, tre e là. Completato. Mario Time. Mario Time. Mamma mia. Ah. Piove? Non ancora, ma è tutto nero. Completato. Altro livello. Procediamo. Orsù. Let's go. Oh mio Dio, livello che avanza automaticamente. E qui, qui ragazzi morirò. Lo so, già lo so. Dunque, la piattaforma avanzerà a seconda di come muoveremo il nostro Wiimote. Quindi, siccome io non so fare due cose contemporaneamente, andremo incontro a molteplici difficoltà. Già lo so. L'ideale sarebbe non prendere a bordo tutte queste bombe. Ok. Io non so muovere le piattaforme e muovere me medesimo allo stesso tempo. Oh mio Dio, ha sbattuto una persiana con il vento. Sta cambiando il tempo. Meno male che ho i fari accesi. Non ci facciamo distrarre proprio ora. E infatti guardate come sono più illuminato adesso che ho... Oh, checkpoint. Ora che non ho più la luce del giorno, sono più luminoso. Quindi, checkpoint. Vediamo. Mio Dio. Attenzione. Niente, mi sono fatto colpire. Oh, aspettate. No, quella bomba la dovevo prendere, ragazzi. Nulla, mi faccio ammazzare. L'avevo anche presa, ma... mi ci vorrà qualche tentativo. Taglio e ci rivediamo qua. Ok, l'ho presa. Adesso devo solo cercare di non morire. Abbassati, abbassati, abbassati. Ok, abbassati anche tu, ti prego. Pungo. Vabbè, pazienza. Non mi interessa, l'importante è prenderla. E qui cominceranno ad apparire dei maledetti corvacci. Oh, calma. Qualche power up? Nulla. Procediamo con molta cautela. Non so se questi continueranno a svolazzare. No, porca miseria. Va bene, riprendiamo da qui. Ok, ci siamo, eh. Stavolta sono anche riuscito a conservare un fungo. Dicevo, non so se questi corvi vanno a rotazione. E niente, mi ha ripreso. Quindi conviene ucciderli, altrimenti ci tormenteranno per sempre. Ma credo di no. Pungo. Benissimo. Altra moneta stella. Aspettate, aspettate, aspettate. Corvo, aiutami. Ok, abbiamo tutte e tre le monete stella. Ora dobbiamo solo fare attenzione ai corvacci maledetti. Saranno finiti? Sta finendo il tempo sicuramente. Ok, 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 ci siamo. Via. Ok, power up, niente, ma ce l'abbiamo fatta. Ci ho messo qualche tentativo, ma ci sono riuscito. Aspettate un attimo qui. Nulla, avanti allora. Uno, due e là. Recuperiamo anche una vita persa. Mario time. È tosto, eh? È tosto, si è fatto più difficile, si vede. Ora, ancora un livello. O meglio, un livello al livello finale. Usiamo un fungo per sicurezza e anche un po' di scaramanzia. Ed entriamo. A me mi si sta addormentando una gamba, non si dice a me mi, si dice a me si sta addormentando una gamba. E qui c'è la lava che sale, ma noi troviamo un meraviglioso cappello elica, con la quale sarà tutto molto più facile. Sempre se non lo perdiamo, eh. Cercherò di andare il più spedito possibile, non dovrebbero esserci monete stella troppo difficili da trovare. Ecco. Ti prego, non perderlo. Ok.
Prima moneta stella recuperata, vai, continuiamo a salire. Oppla. No, 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 mannaggia la miseria. Non posso tornare indietro? E allora mi suicido, ragazzi. Mi faccio inghiottire dalla lava. La fretta, ragazzi, la fretta è cattiva consigliera. Fate sempre le cose con calma, in qualsiasi circostanza. Perché vedete che succede? Uno si sbriga, ma la lava non sale. Vabbè, entro qui, anche una vita extra. Mi uccido e rifaccio questa parte. A malincuore, e là! Eh già. Ah! Ok, ok. Usiamo un fungo e dovremmo trovare il cappello Elica all'ingresso. Sì, all'ingresso. Ok. Non siamo lontani dalla fine delle nostre Ho tagliato il checkpoint, non ci posso credere. Ok, ragazzi, facciamo una cosa. Finisco questo livello e poi lo rifacciamo per bene. Errore mio, non ci ho pensato. Non dovevo tagliarlo. Ok, ragazzi, ho fatto un taglio perché io dall'alto della mia saggezza e sconfinata intelligenza ho giocato il livello, ho fatto un'interruzione perché mi hanno chiamato e mi sono dimenticato di riavviare la registrazione. Quindi per la terza volta, ormai le monete le ho già recuperate, me ne sono accorto solo adesso, rifaccio il livello e vi faccio vedere come si prendono le monete. Ah, che pazienza. E visto che finora è andato tutto bene, vedrai che adesso andrà tutto a rotoli. Abbiamo già il fungo Elica, giustamente l'avevo preso. Qui ci sono dei blocchi. Cosa non si fa per il completismo? Avanti. Altro fungo Elica. Qui comunque il gioco ci aiuta alla fine. Attenzione a questi. Qui c'era la prima moneta stella. Procediamo e saltiamo. Qui c'era la seconda moneta stella, quella che abbiamo perso l'altra volta. Ci si può andare sia col fungo Elica sia facendo questo giochino di rimbalzi qualora non avessimo il fungo Elica. La terza è veramente semplice da trovare, basta tenere gli occhi aperti. Passiamo il checkpoint per la terza volta. Qui meglio sbrigarsi. E qui dovremo semplicemente aggrapparci a queste catene senza perdere troppo tempo, perché la lava avanza. Lava, non per niente, siamo in un vulcano. Qui c'erano da recuperare le monete rosse, ma non mi interessa, voglio solo sbrigarmi. Ok, prendi la catena, lascia la catena. Prendi la catena, lascia la catena. E ragazzi, l'ultima moneta stella è qui sopra. Eccola qui. Completato, ora stiamo registrando. Spero di non dover rifare ancora una volta questo livello. Qui potremmo aiutarci sia con questa piattaforma, ecco, sia con il fungo Elica. E ci siamo. Opla. Completato anche questo. Mario Time. La nave, ragazzi. Ci siamo. Naturalmente anche qui bisognerà trovare le tre monete stella, quindi sempre occhi aperti. Oh. Ah, non so perché ero convinto che il livello fosse a scorrimento automatico. Ok, qui dovremo ruotare per far abbassare queste piattaforme facendo attenzione a questi Mecha Koopa o Mecha Koopa. E troveremo i cannoni, nemici di tante avventure. E intanto ecco la prima moneta stella. Togliamoci da qui. Opla. Nostalgia di Super Mario Bros. 3. Ora attenzione. Calma. Ah, porca miseria. Siccome non ricordo esattamente le posizioni. Ecco. Oh, vai, fungo. Fermi tutti. Ok,
Via, togliamoci da qui. Si scendeva qui. No, non si scendeva. Attenzione a queste scatole, ma soprattutto a questi proiettili maledetti. Togliamo di mezzo questi Mecha Koopa. Non ancora. Non ancora. Oh! Sì! No! Sì! Via, 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 via. Fungo elica. Ancora non ho trovato la seconda moneta stella, eh. Ah. Ma perché mi sto complicando così tanto la vita? Porco boia. Calma. No! No! Ecco. Sei contento, Ivan? Dicevi che non serviva perché avevi il cappello. Ma mi prende? Ok, non mi prende. Andiamo. Oh! Tubo. Aspettiamo che ruoti. E porca miseria, però. Aspettate un attimo. C'è. Perdo tempo. C'è un potenziamento qui? No, completamente inutile. Va bene, aspettiamo. Dentro. Ok, adesso un po' di attenzione perché qui avremo bisogno di fare questo per raggiungere le piattaforme. 1, 2, 3 e via. Avanti. Oh no, ho sbagliato, ho perso tempo, ma ce la faccio. Ok. Ora, vediamo un po' se qui c'è qualcosa. No. Qui c'è qualcosa? No. E questo forse rimbalzando da qui ci arrivo? Sì, cosa mi dai? Soltanto monete, non ci faccio nulla. Nulla, anche qui. Aspettate, andiamo qui. Mi sto cominciando a preoccupare, temo di aver perso la seconda moneta stella. Vabbè, che ci importa, là. Lo possiamo rifare quanto vogliamo. Avanti. Oh. Ok, ci ho provato. Un attimo. Ah! Maledizione. Ah. Checkpoint. Oh, bene. Aspettate. Non mi colpite, non mi colpite. Sì, ok, seconda moneta stella. Non abbiamo perso nulla. Ma tu di tanti posti per cadere devi andare proprio. E va. Ok, ai ai ai, prosegui. Qui. Yeah. Niente. Via, 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 via. Forza. Forza, forza. Finale col botto. Ancora. Oh. Qui mi serviva il fungo elica. Che mi posso inventare? Probabilmente dovrò lanciare contro questo Mecha Koopa. Ragazzi, è un problema. Sì, avrei dovuto fare tutto quanto di corsa. Ma guardate. Aspettate. Vediamo se riesco. No. Ok, ragazzi, facciamo così. Mi suicido e ci riprovo, dai. Proviamo con il fungo elica. Ok, ce l'ho fatta. Mi sono portato il fungo elica stavolta. Stavolta ce l'ho fatta. Si può fare anche con il lanciandogli il Mecha Koopa, ragazzi, ma ci avrei messo troppi tentativi. E poi tanto comunque un fungo elica si trova. Basta che tornate indietro nei livelli. No, mi tengo questo qui. Basta tornare indietro nei livelli. Comunque è semplice. Ok. Abbiamo tutte e tre le monete stella. E ci siamo. Scontro con Bowser Jr. Ecco. Meglio il paperotto più grande. Ok, allora per batterlo dovremo fare in modo che quella palla gli vada addosso. Preso. Attenzione a queste sfere che ci lancia, queste fiammate che ci lancia, perché
Ecco, resteranno in un punto unico. Aio! Prendilo! Mi sono fatto colpire, ma l'abbiamo preso. Potrei morire. Seriamente, che fai? Il problema sono queste fiamme. Cerchiamo di fargliele mandare tutte in un punto unico. No, no, mi sono fatto uccidere. Ok, riproviamo. Oh, sto perdendo il filo. Dunque, come al solito, snobba il vecchio paperotto e si prende quello del padre. Ok. Aspettiamo un attimo. E... preso, ok. E una è andata. Adesso le cose cominceranno a farsi un po' più complicate. Spara queste maledette fiamme. Cerchiamo di non perdere il fungo elica. Non tanto perché mi serve, e quanto perché alla fine è comunque la possibilità di essere colpiti una volta in più. Peccato. Mi chiedo se col fiore di ghiaccio potrei sciogliere queste fiamme. È vero che dopo un po' si spengono, eh? E lì. Ma porca miseria, ho fatto una scena proprio alla Will Coyote. Mi si è ritorta contro. Spara in un'altra, avanti. Ok. Altra volta in cui l'abbiamo preso. Posso ancora essere colpito una volta prima di morire. E sta anche finendo il tempo. Spara, Bowser Jr., maledizione. Questa è la palla suprema. Sì! Mamma mia! Oh! Che miseria! Fatto pure questo, oh. Te pare? Sembra facile. Sembrava che l'avversario fosse Bowser Jr., ma ovviamente dietro c'era Bowser. Quindi, salviamo. E io non lo so, ragazzi, non so a quanto è arrivato questo gameplay. Ci proviamo? Dai, facciamo tutto quanto in un colpo, ci siamo. Castello di Bowser. Vediamo come va a finire. Prendiamoci un fungo e vediamo se riusciamo a chiudere qui la questione, per modo di dire. Avanti, su con la vita, 97 vite, abbiamo un fungo e dobbiamo affrontare il castello di Bowser. Allora, fiore di ghiaccio, ottimo, e tanti, mamma mia, tanti fiammettini qui, già mi sono fatto colpire, ma forse, vai, eccone un altro, come se niente fosse, becca. Attenzione, perché ho un brutto presentimento. Vabbè, pazienza, devo sperimentare, devo trovare un blocco P. Peccato, avrei voluto prendere un bonus in più. Ok, monetine guida, usiamole. Oh, vita. Molta attenzione. Oh, oh. Ok, di qua e di là. E niente. Oppla. Ora, attenzione a queste piattaforme perché cominceranno a sprofondare non appena ci metteremo piede sopra. E qui intanto c'è una moneta stella.
Ok, era la prima, non abbiamo perso nulla. Piano. Via. Via. Ok. Un power up? No, peccato. Ok. Allora, attenzione, la moneta stella qui si dovrebbe trovare sulla parte destra. Il punto è cercare di resistere il più possibile su queste piattaforme. Ok, qui sulla destra. Ho sbagliato tantissimo, ma forse... Ok, ce l'ho fatta lo stesso. Calma, 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 calma. Andiamo a cercare le piattaforme più in alto. Ecco il tubo. Ah, ok. Pensavo molto peggio, ragazzi. E ora qui, cosa strana. Siamo di fronte alla stanza di Bowser. Però ci manca una moneta stella. Questo fortunatamente me lo ricordavo, altrimenti sarei corso a suicidarmi immediatamente per dire no, l'ho persa. Vediamo un po' se per qualche... Sì, fuori di fuoco. Combattimento con Bowser, ragazzi. Ci siamo. Oh, vai. Oh, mamma. Le palle di fuoco che ci spara in... Come accadeva su Super Mario Bros, no? Che quando raggiungiamo il livello di Bowser, il castello, arrivavano queste fiamme che ci sparava Bowser stesso. Giù. Aspettiamo. Cerchiamo di non farci colpire. Ok. Ok. Eccolo. Sapete che non ricordo se è possibile batterlo con le palle di fuoco? Perché in realtà sarebbe... vabbè, pazienza. Molto facile perché... Ecco. Battuto! Oh mio Dio, come sei sciupata! Era Kamek travestita da Peach. E ora qui dobbiamo affrontare un'altra parte. Perché Bowser tutto è... tranne che morto. È molto, molto, molto arrabbiato. E molto, molto grosso. Ora, il nostro obiettivo adesso è, ragazzi, semplicemente sopravvivere. Dobbiamo resistere. E io già ho sbagliato. Dammi un power up. Grande. La moneta stella è in alto, quindi dovremo cercare di farci aprire il varco verso l'alto. Oh oh. Ok. Oh mamma mia, quanto sei grosso. Eccola. Aprimi la strada, Bowser. Aprimi la strada. Grazie. Oh oh. Oh oh. Sì. Presa. Ok, adesso potremo anche passare dalla parte più in basso. Ecco la fiamma che ha preso la traiettoria. Ok, proseguiamo. Fiamma. Fiamma. Via. No, ho sbagliato. No, mamma mia, mi ha fatto veramente il capello. Qui che c'è? Fungo elica. Vai, ci trasformiamo in volo come Iron Man. E corriamo. Corriamo, sbrighiamoci. Tanto Bowser ci raggiunge, quindi non vi preoccupate, pensate solo a correre. Anche perché qui si cominceranno ad alzare ondate di lava. No, scendiamo piano. Oh, grazie Bowser. Avanti. Forza. È arrabbiatissimo. Ma noi ce la facciamo. Qui.
Ma so più di 20 anni che combattiamo, a Bowser. Fatto, ragazzi. Eccoli! Ma che gli vogliamo dire a questo gioco? Ops! Oh Mario, ti ho mai parlato di quel mondo segreto? Perché che pensate che è finito? Non ancora. Ok ragazzi, allora abbiamo ufficiosamente terminato New Super Mario Bros. Per Nintendo Wii. È stata una bella serie, una serie lunga, combattuta perché certe fasi sono state parecchio complicate, ma comunque alla fine abbiamo portato a casa anche questo. La parte principale è archiviata. Tuttavia, sebbene abbiamo raccolto tutte le monete stella, adesso ci sarà un nuovo mondo da affrontare. Ormai ne posso parlare tranquillamente, questo gioco è uscito mille anni fa, quindi non è che sto facendo spoiler, anzi mi era già stato spoilerato ai tempi di New Super Mario Bros. Per Nintendo DS. Quindi, a seconda di quante monete stella avremo recuperato, potremo accedere a svariati livelli di questo nono mondo segreto, se così lo vogliamo definire. Ora, io concluderei qui ufficialmente la serie di New Super Mario Bros. Wii e vorrei giocare i livelli successivi, non so quanti livelli sono, perché francamente non me lo ricordo, in una sezione separata. Magari mi prenderò qualche giorno di tempo, anche perché questa settimana probabilmente sarò fuori città, ma vorrei preparare con calma e forse, vediamo, se non viene un episodio troppo lungo, non so se verrà uno o due episodi, veramente non me lo ricordo, addirittura trasmetterlo in Premiere, così da poterlo vedere insieme a voi. Vedremo, il tempo ci saprà dire. Datemi qualche giorno per prepararmi, per sistemare un po' di cosine e lo giocheremo. Nel frattempo vi lascio alla fine dei titoli di coda. Ok. Oh yeah! Finita questa parte, possiamo tornare al menu principale. Non so se ci si porta... Ah no, aspettate! Tutte le ossa rotte. Oh, povero, è rimasto rivoltato. Povero Bowser. Gliene andasse mai bene una. Eccolo qui ragazzi, il mondo 9. Salvataggio completato, verrà visualizzato lo schermo del titolo. Da ora in poi puoi salvare i dati di gioco ogni volta che vuoi nello schermo della mappa, perché gli costava tanto farci salvare quando volevamo noi, no? Ah. Quindi, riaccederemo e vediamo un po' se ho fatto tutto per benino. Ok ragazzi, se vedremo 3 stelle nel nostro gameplay avremo finito il gioco effettivamente al 100%.
escluso il mondo 9 che andremo a fare nel prossimo gameplay, che uscirà non domani ma sicuramente da qui a qualche giorno. Ora io sto registrando, è domenica 8, dovrei aver fatto in tempo, non lo so, vedremo in futuro. Se vedrete che giovedì non esce nulla, vuol dire che ancora non sono rientrato e quindi non ho fatto in tempo a completare la registrazione. Comunque sarà questione di poco, ragazzi. Detto questo, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a qui, per aver seguito questa serie di New Super Mario Bros. Con passione e per avermi sempre incoraggiato e consigliato. Il canale sta crescendo, io sto crescendo insieme a voi, soprattutto grazie a voi che siete sempre qui a darmi il vostro sostegno, e spero che la cosa vada avanti nel tempo, spero di continuare a crescere e di portare sempre più contenuti, perché le vostre richieste sono tutte quante segnate. Nel tempo porterò tutto quello che mi avete chiesto, chi prima, chi dopo, quindi portate pazienza e credete in zio Ivan, perché zio Ivan vi porterà, spero, tutto quello che state chiedendo. Ora, detto questo, mi fermo, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo, penso in un ipotetico episodio finale che potrebbe anche essere bello lunghetto, non so se lo farò in un colpo solo o in due episodi, deciderò. Ci vedremo direttamente più in là con i prossimi gameplay e le prossime serie che verranno. Ciao ragazzi, vi abbraccio forte!